Va bene, Francesco, fammi parlare di sto Don Andrea. Va, va bene, dai, perché io non ho informazioni in merito. No, il problema è questo. Allora, voi sapete, adesso prendo un attimino il discorso in mano, perché mi interessa dire questo. Voi sapete che ultimamente c'è stato un tale che si chiamava cosiddetto Padre Fedele in Calabria, che è stato arrestato per violenza. Per violenza a delle donne in un centro di assistenza, no? Come sapete, i cattolici usano molto fare violenza alle persone all'interno dei centri di assistenza, anzi fanno proprio i centri di assistenza per fare violenza alle persone. E questa questione, che sembrava prima di sparire dalle cronache, è invece diventata sempre più pesante, anche perché Striscia Notizia si è buttata un po' a pesce, anche perché altre notizie sono venute fuori, anche perché i pubblici ministeri, in maniera secondo me intelligente, hanno anche pubblicato parte delle intercettazioni telefoniche che dimostravano come, anche se non c'erano le prove, cioè fotografiche, che lui aveva aggredito la suora, in realtà le tendenze lui ce le aveva. E contemporaneamente, cosa succede? Che quel discorso là delle vignette, qualcosa, qualcuno spara a un tale Don Andrea in Turchia. Immediatamente noi abbiamo stranamente una serie di dichiarazioni immediate, che sto prete va fatto santo, che frate era martire. Siamo orgogliosi, le lacrime di Ruini, è morto per il Signore, orgogliosi di lui, la Repubblica, 6 febbraio 2006. Cosa succede? Succede che sto prete, praticamente i cattolici vogliono usarlo come simbolo proprio nella battaglia anche con i musulmani, in contrapposizione, e per far sparire dalle prime pagine questo discorso del Padre Fedele e della violenza che ne ha fatto la suora. Naturalmente a un certo punto vengono fuori tutta una serie di ipotesi, stati terroristi, stati al-Qaeda, è stato questo e quest'altro. Alla fine salta fuori che è un ragazzino, praticamente, che lo ha fatto fuori, un ragazzino non psicologicamente molto stabile. Lui dice, in base alle vignette che sono venute fuori, ha voluto vendicare quello che è il suo Islam. E già qui mettiamo una pietra sopra, cioè in pratica quando si muovono le emozioni delle persone può succedere di tutto. Però a un certo punto di questo prete, di questo Padre Fedele, cioè di questo Padre Andrea, non ne sappiamo niente, finché cosa succede? Vediamo un attimo se lo tiro fuori. Appare un articoletto sulla Repubblica ed è una cronaca da Trebisonda, dalla città in cui sto padre Trebisonda, sì. Padre Andrea Santoro era parroco. E allora cosa si scopre? Ma oggi non c'è nessun sacerdote, nessuno può celebrare la messa. La chiesa è da una settimana nelle mani di Nico, il prezioso collaboratore rumeno giunto dalla lontana parrocchia di Samsun. Si decide allora di recitare qualche salmo, leggere un passo del Vangelo. 8 persone in tutto. Nico e la moglie Elena, un convertito turco, Paulus Eugenius, che poi scopriamo che questo Paulus Eugenius faceva parte di una minoranza turca, cioè una minoranza religiosa turca, con la moglie Maria Teresa, 3 donne georgiane e un catecumeno turco di nome Sukru. Si riuniscono in circolo così che ognuno possa presentarsi. C'è un piccolo intoppo. Una georgiana dice ai convenuti: chi siete? Non vi conosco. Nico spiega in modo pacato che lui e la moglie in effetti pochi anni fa lavoravano in questa parrocchia, ma che dopo l'arrivo di Don Andrea ne furono allontanati e da allora vivono a Samsun. Tocca a Paulus Eugenius parlare e racconta di come anche lui e sua moglie furono allontanati da Don Andrea. Ci è stato detto di rivolgerci a quella di Samsun, a 350 km da qui. So che Don Andrea aveva dei problemi con le persone. E allora, cosa significa questo? Significa che questo bravo Don Andrea stava cacciando via tutti i parrocchiani dalla sua chiesa e aveva dei rapporti con l'est europeo, con parrocchiane georgiane. Praticamente non c'era nessuno, era là a fare la sua vita e a farsi le sue cose. Lascio
tutti immaginare cosa stesse facendo il Don Andrea. Lui si faceva i fatti suoi, si era fatto un circuito, si era asseragliato nella chiesa, aveva preso a botte, a calci, dei ragazzini che pretendevano di giocare là vicino. Cosa facesse il Don Andrea là è tutto da stabilire. E qui vi lascio lavorare di fantasia. Posso aggiungere un piccolo particolare? Stranamente lui lavorava con donne che venivano dalla Georgia. Esatto. E sai, le donne se ne vanno dai paesi se esistono delle difficoltà, se esistono delle guerre. In Georgia esiste una regione musulmana che si chiama la Bacchazia, in cui c'è in corso una guerriglia. Il governo georgiano recentemente ha protestato per la presenza di emissari vaticani in questa repubblica ribelle della Bacchazia. Sì. Ma guarda che... E la considerano un'intrusione sui fatti interni di quel paese. Che, come si chiama? Deschner, nel Gallo canto ancora, scritto negli anni 60, parla di un'organizzazione ecclesiastica all'interno del Vaticano che addestrava preti per agire in Ucraina, per agire in Russia e per agire negli stati baltici. Cioè negli stati esterni. Per cui parlava di una vera e propria organizzazione di preti finalizzata alla destabilizzazione sociale. Tanto per... Ed è interessantissimo sta roba qua, anche perché ti dico, questo tale Don Andrea, spiegano alcuni fedeli, cioè sempre questi di 6-7, era bravo, ma con un carattere particolare. La gente vicini di casa, musulmani, prima erano abituati a mandare i figli a giocare qui in cortile. Lui però aveva serrato le porte della chiesa, si era concentrato sul suo rifacimento e non ha mai invitato nessuno. Questo non aprire la propria casa per la cultura turca significa mettere una barriera. Anzi, più di uno dice che qualche volta avesse picchiato i bambini. I problemi però non li aveva coi musulmani, ma con la sua comunità. Pochi anni fa era composta da una ventina di persone. Poi, piano piano, alcuni si sono allontanati. Una suora tedesca, un prete francese e due coppie cristiane. C'erano anche una quindicina di giovani locali che volevano frequentare. Spariti. Don Andrea voleva formare una nuova comunità, la sua. E i fedeli si erano ridotti a un pugno, cioè quelli che poteva controllare. E questo è il dal giornale La Repubblica del 13 febbraio 2006. Io vi lascio un po' immaginare cosa facesse questo personaggio. Se non mi sbaglio, è sparito anche dalle lacrime di Ruini. No, ci tengo a queste cose qua, perché quando vedo propaganda di tipo emozionale, no? Sì. Subito resti, perché dici, non ho elementi per contraddirla, capisci? Dopo ti vengono fuori gli elementi e ti accorgi che te la stanno mettendo. Cioè ti stanno giocando. E la capacità della pubblicità di vendere cose inesistenti. E questo fa rabbia, cioè veramente fa rabbia. Cioè, questo qua, questo è andato in Turchia a tentare di destabilizzare la Turchia. Aveva sicuramente i suoi patocci, salteranno fuori prima o dopo. Qualcuno vedrai che qualcosa ti dicono, insomma. Sai, bisogna sempre ricordarsi quello che diceva Nietzsche. Oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. E questa è una frase che noi dovremmo ricordarci sempre come proprio memoria delle cose con cui affrontare quello che i monoteisti dicono in questo senso. Quando ti ho telefonato l'altra volta, quello del prete che diceva di picchiare le donne, gliel'hai detta? Sì. Gliel'hai detta? Sì. Noi abbiamo ricevuto un'email dalla Spagna in gruppo, che di questa l'ha sentita direttamente dalla televisione. Però stranamente il prete è stato denunciato, cioè se non altro. Vi ricordo che la Spagna aveva cacciato un imam che diceva come picchiare le donne senza lasciare segni. E, non so, fate un po' voi. Cioè a questo punto non so neanche più cosa dire, perché a un certo punto ne vedi talmente tante. Che diciamo del Consiglio di Stato, Francesco? Il crocifisso nelle aule è una cosa obbrobriosa. Cioè... Sai, c'è un'altra sentenza, io ho sempre avuto dubbi sulle magistrature di tutti i tipi. Beh, io ne ho più piano su quella del Consiglio di Stato, se mi permetti. Se vuoi posso leggere un'altra sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe essere interpretata. Corriere della Sera, 20 febbraio 2006. I giudici riabilitano i cartomanti. Non sono tutti dei ciarlatani.
Il sillogismo cartomante ciarlatano non è automatico e sbaglia chi sostiene che tutti i 22.000 maghi futurologi d'Italia utilizzano tarocchi e sfere di cristallo per imbrogliare i loro clienti. Per bollare come ciarlatano chi ha fatto dell'occulto la sua professione serve un'apposita istruttoria e un'approfondita analisi. Solo così sarà possibile verificare se tale attività comporti un abuso della credulità popolare dell'ignoranza. Con questa sentenza il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano contro una sfavorevole decisione in primo grado del TAR della Lombardia. Il caso in esame risale al 96, quando il questore del capoluogo lombardo ordinò al cartomante Antonio Spezzaferri di cessare dall'esercizio del mestiere di ciarlatano svolto a mezzo di utenze telefoniche. L'attività è infatti vietata dal testo unico di legge di pubblica sicurezza del 1941. Per il Consiglio di Stato, rispetto a 60 anni fa, aperte virgolette, è mutato il contesto storico e sociale e la giurisprudenza è passata, aperte virgolette, da una posizione di assoluta ostilità nei confronti del mestiere di ciarlatano, chiuse virgolette, al, aperte virgolette, ritenere ammissibili la chiromanzia e attività affini. No, è interessante questa sentenza, perché io mi ricordo una cosa. Quando cioè noi tutte le vicende che abbiamo avuto, ne abbiamo avute tante ormai in 10 anni, no? E fra le altre cose, fra quelli che hanno rotto molto le scatole era un'associazione a delinquere, per me un'associazione a delinquere che va sotto il nome di telefono antiplagio, ti dice qualcosa? Sì. Ecco, questi personaggi andavano farneticando la proibizione della cartomanzia, insomma, sì, affermando proprio basandosi su questo testo unico della pubblica sicurezza. Sai, quello che mi preoccupa, perché il Consiglio di Stato ha fatto delle sparate tipo quello sul crocifisso, che sono... Se tu pensi, è logica rispetto a questa, perché se a un certo punto ti dice che non tutto è ciarlataneria, anche il crocifisso può essere laico, cioè. Sì, beh, sai, quello che preoccupa è che dici il rogo, si potrebbe anche dire il rogo, è mutato il contesto storico e sociale e si può ritenere ammissibile. Sì. Sai, cioè nel senso che se un cattolico a questo punto vuole che il Consiglio di Stato fa, ma gli eretici, i peccatori li possiamo bruciare al suo rogo? Dice, se il contesto sociale e culturale è ammissibile, potete bruciarli. Sì, ma in effetti è quello che lascia perplesso di tutto questo. Non è tanto il fatto che il Consiglio di Stato ha detto si può fare anche le previsioni, cioè non è detto che non sia vero, no? O comunque non è detto che sia solo truffa o volontà di truffa, cioè ci vuole un'inchiesta per stabilire che c'è una volontà truffaldina. Questo mi sta bene, cioè anche perché fa parte della libertà, diciamo così, di opinione, di espressione delle persone. Il problema vero è in cosa la contesta, cioè non ha finalizzato a dire analizziamo se c'è la truffa, ma il contesto lo può ammettere. È questo che lascia perplessi. Sì, sempre quando dice il contesto rende ammissibile la cosa, se migliaia di cristiani chiedono di mettere a rogo qualcuno, sai, se il contesto significa che ormai è stabilito che il cristianesimo è una truffa e ciarlataneria, per cui siamo immersi nella ciarlataneria cristiana, per cui che ci sia un mago, che ci sia chi fa le previsioni, siamo in un contesto di ciarlataneria, potrebbe anche essere. Noi abbiamo detto perché deve essere contestato un cartomante quando il prete ti dice se fai 30 messe l'anima del buon defunto passa sicura dal purgatorio al paradiso prima. Sai che la sentenza oltre alla sentenza sul crocifisso c'è stata l'altra sentenza, no? Quella praticamente sull'esistenza di Gesù, no? Quella di Cascioli, sì. Quella di Cascioli, che il tribunale ha praticamente archiviato, no? Cioè niente processo sull'esistenza di Gesù. In pratica dice, è come se il tribunale avesse detto noi non entriamo nel merito della ciarlataneria, cioè il fatto che questi dicono che Gesù è esistito è un atto di ciarlataneria. Il tribunale dice noi non entriamo nel merito della ciarlataneria. Così il tribunale può dire noi non entriamo nel discorso delle carte o nel discorso degli oroscopi, che è un discorso, può essere, di ciarlataneria. Cioè in pratica può esserci effettivamente una tirata di remi in barca. Faccio un altro esempio abbastanza semplice. Ti ricordi quando volevano fare la legge sulla manipolazione mentale?
Sì. È bastato mettere 5 pagine su che cos'è la manipolazione mentale in internet che hanno fatto sparire il disegno di legge. Cioè, si sono accorti che andavano sotto processo tutti i cattolici. No, ma in commissione qualcuno aveva sollevato problemi sul fatto che anche alcuni parroci, alcuni ordini religiosi avrebbero avuto delle grossime... Esatto, quelli che leggono le nostre pagine e hanno telefonato un po' allarmati della cosa, lo so Francesco. Senti, quando a un certo punto fai 350.000 pagine aperte, non è solo la gente che viene a leggerti, c'è una massa, capito? Ormai siamo seguitissimi. Sì, Claudio, no, io... non do via le telefonate. Niente. No, volevo ricordare un'altra cosa. Sai, si parla molto di rapporti Stato-Chiesa. Proprio in questi giorni c'è stato il festeggiamento del concordato stipulato tra il Vaticano e Benito Mussolini, in cui tutti i grandi prelati e tutto il governo hanno partecipato a una bella festa, sono fatti fotografare con quattro decimi molto simpatico. Ma voglio ricordare che nel 2006 passano anche 400 anni dal 1606, l'anno dell'interdizione della Repubblica di Venezia, in cui appunto ci fu lo scontro su chi avesse il potere nello Stato o la Chiesa o lo Stato, e la Repubblica di Venezia, appoggiandosi anche a Paolo Sarpi, difese la propria autonomia. Dice, nel contrasto con il Papa, che pretendeva di giudicare nei propri tribunali due preti accusati di reati comuni, Venezia venne bandita dal contesto dei paesi cattolici, condannata all'isolamento politico e commerciale, sospese le cerimonie sacre e ai preti fu proibito di amministrare i sacramenti. Per tutto un anno Venezia fu considerata una reietta, ma Venezia reagì dimostrando una straordinaria capacità di resistenza. In gioco erano certo interessi politici ed economici, ma prima di tutto era in gioco la sovranità dello Stato, la sua autonomia rispetto alla Chiesa, la sua dignità nei confronti delle altre potenze europee del tempo. Infatti Venezia fece crollare proprio il dominio del Vaticano sugli stati. Allora vediamo come sono cambiate le cose nel giro di pochi anni, di 400 anni. Avevano il senso dello Stato sì. Veneziani, è un po' diversa la cosa. È giusto ricordare appunto che anche Paolo Sarpi fece tutte quante le sue pronunce e fu sempre a favore dello Stato, cioè che allo Stato andava qualsiasi sovranità. E pensate appunto il coraggio di queste persone, adesso basta una parola di Ruini, basta un cappelletto di Ratzinger, sì, perché tutti sull'attenti, sono attenti che tutti quanti a correre, a partecipare, guai a criticare la Chiesa perché è questa offensiva alla Chiesa. Benissimo. La Repubblica di Venezia cacciò tutti quanti gli ordini religiosi. Recentemente in una manifestazione a Roma novata, no Vaticano, la polizia ha sequestrato un paio di striscioni contro Ratzinger, perché diceva, attenzione, Ratzinger è un capo di Stato, cioè, lo era anche Noriega, lo era anche Saddam Hussein, cioè, non so, vi ricordo che Ratzinger era sotto processo per stupro di minori negli Stati Uniti, e adesso è anche sotto processo, oltretutto anche per massacro degli ebrei negli Stati Uniti. Ah, per la storia dell'oro, sì, dei croati, esatto. Quello di Ante Pavelic. Ah, quello del... La Croazia, sì. Per cui ha un po' di processi sulle spalle, e il fatto che il Consiglio di Stato americano sia intervenuto per impedire la prosecuzione dei processi nei confronti di Ratzinger dimostra che Ratzinger era colpevole. A parte il fatto che la documentazione mostrata dagli avvocati dimostrano che Ratzinger è colpevole di stupro di minori, di aver coperto stupratore di minori, e pertanto per la legge è coinvolto ed è stupratore di minori pure egli. Questo erano i documenti, e è dovuto intervenire il Consiglio di Stato americano per impedire che venisse processato un suo alleato. Per cui significa sancire la colpevolezza. Non andrà in galera, perché è un tribunale che determina l'andare in galera, ma la bollatura morale è doverosa che ogni individuo gliela faccia. Cioè, siamo di fronte a uno stupratore di bambini. Questo è, qui non ci piove sopra. Che sia capo dello Stato è un problema dello Stato. Il problema è la società civile, e protegge la società civile, i suoi diritti e le sue leggi. Sì, ma sai, il problema è anche un altro, che oltre alla responsabilità delle singole persone, qui siamo all'interno di una struttura gerarchica molto forte, e di conseguenza c'è da pensare perché in questa organizzazione, in questa struttura, in questo gruppo di persone ci siano così tanti pedofili. Però appunto qualche...
sai, Ratzinger ha pensato di scatenare una guerra contro gli omosessuali per cercare di far avere le colpe agli omosessuali, che poveracci ne avranno tante colpe, ma non certo quelle di essere dei pedofili. O comunque la pedofilia non è legata all'omosessualità, è più legata alla bisessualità. Però, diciamo così, lui ci sta provando. Tanto difesi al mondo ce ne sono talmente tanti che gli potrebbe anche andare bene. Posso ricordare, Francesco, sì, la sentenza della Cassazione? Sì, non quella della violenza. Non è stupro meno grave, Cassazione shock. Cioè, in pratica, una sentenza letteralmente aberrante. L'unica cosa che mi consola è che l'intera Cassazione si è rivoltata contro la sentenza. Cioè, almeno i giudici della Cassazione hanno detto è una sentenza aberrante. E questa è l'unica cosa che mi consola. Purtroppo le sentenze della Cassazione sono riferite soltanto al caso in questione, cioè si riferiscono al discorso della ragazza e del patrigno in questo caso che l'ha violentata o comunque che gli ha fatto atti di violenza. Il fatto che la Cassazione si sia ribellata a questa sentenza fatta da terza sezione della Cassazione fa ben sperare, cioè fa sperare che il prossimo caso che si presenta la Cassazione faccia una sentenza a Camere Riunite. Ricordo che la sentenza a Camere Riunite è una sentenza che fa testo su tutto il territorio nazionale. Probabilmente la Cassazione ha bisogno di fare questo, probabilmente prima non aveva avvertito il bisogno, adesso ce l'ha. E oltre a questo, vabbè, c'è una serie di articoli, insomma, in cui dice che nella testa dei giudici purtroppo c'è più cattolicesimo, più moralità cattolica che non il diritto sancito dalla Costituzione, e questo purtroppo lo vediamo sempre dalle sentenze sul crocifisso ad altre sentenze, cioè c'è più morale cattolica che non senso dello Stato, senso del diritto civile, purtroppo. Sì, beh, difatti ultimamente tra i magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati della Cassazione che hanno fatto questa sentenza, adesso se una persona ha avuto rapporti sessuali e viene violentata, il reato è meno grave perché ha avuto rapporti sessuali. Sicuramente è una formazione cattolica in cui il reato contro reato di violenza era contro la morale, non contro la persona. È come la Madonna, no? Si mette in risalto la sua vagina, non si mette in risalto la persona, cioè è una cosa veramente aberrante, cioè le persone come oggetto, ed è proprio del cattolicesimo questo modo di essere. Sì, sai, difatti, ma è preoccupante perché quando vediamo su questo campo persone che hanno una storia non certo cattolica, dice difendiamo il crocifisso, simbolo di valori, e certi ambienti politici fanno noi imitiamo la Francia come la Francia fosse, non so, la Francia della Rivoluzione Francese, si capisce che il clima politico è abbastanza inquinato e contaminato dalle follie del monoteismo. Ah, a proposito, c'è qui un articoletto fatto da una risposta di Augas sulla libertà religiosa, no? Una lezione dalla Turchia. L'università turca di Istanbul non voleva che le ragazze venissero velate, e una ragazza velata ha tentato di fare causa all'università turca fino alla Corte di Giustizia Europea, e praticamente la Corte di Giustizia Europea ha avallato il diritto dell'università di rimuovere i simboli religiosi, per cui è una lezione di laicità che ci viene dalla Turchia. Fate un po' voi, l'altra ondata turca ha fatto qualcosina di saggio, e ce lo dimentichiamo qualche volta, anche perché purtroppo quando si fa una cosa saggia se ne fa magari anche una cattiva, un brutto. E allora le due cose vengono giocate a destra o a sinistra, no? A centro, a manca, a sopra, sotto, a seconda se vogliamo buttare fango o se vogliamo riabilitare, e là c'è un gioco che le persone non sono attente al futuro che gli sta davanti. Francesco, sì, dimmi. Vuoi diamo via le telefonate? Mancano circa 10 minuti. Per me però sono troppo, No, possiamo benissimo andare. Vi ricordo che questa sera continuerò con gli articoli relativi al crogiolo della stragone e della stragoneria. Fra le 19 e le 20 riprenderò quel ciclo di articoli che avevo fatto. Pronto? Ciao Ivano. Ciao. Non avevo dubbi. No. Ciao. Benissimo, vedi, siamo ancora vivi. Ma con caro cazzo. Grazie. Adesso che si sia primavera, limbo per i ricchi. Va bene, se sento, niente, faccio presto perché dopo che asso anche su Repubblica, pagina 22, che c'è Augias, il titolo, la risposta delle domande, il Veneto e i volontari anti-aborto in corsia. Era che c'è la domanda, beh, ma mi non ha leso praticamente perché è lunga. Sì. La risposta te faccio solo, te cito solo, insomma, la Repubblica di oggi. E dopo che c'è su Cultura, pagina 50, Persefone salverà il mondo. Beh, ne sono convinto. Ferite
e rifioriture del nuovo libro di Giuseppe Conte, di Giuseppe Conte, è un scrittore. Sì, un ha scritto parecchie belle robette. Sì, un poeta, penso. Sì. Ha scritto anche il libro del giardino di Hermes, ha scritto sì, ha scritto Il ragazzo e l'oceano. Il ragazzo in impero, mi sembra anche. Sì. E infatti questo qua mi so segnare, comunque c'è una colonna grande, questa velocità. Dopo che c'è su Linus, anche questa qua, su Linus di febbraio, che c'è 4 pagine contro l'ecumenismo imperante, infedeli alla riscossa. Che c'è Roberto Vacca che fa pagine risposte, domande e risposte, che c'è il filosofo Michel Onfray, domande e risposte, e Luigi Cascioli parla di appunto Sergio Martella, che c'è 4 pagine comunque. Su Linus? Su Linus, chi è? Si è rivista di fumetti. Insomma, ecco, di qua di febbraio, compreso, per 4 pagine, questo va bene, costa 4 euro, questo se cana se anda per 4 pagine, insomma, va sempre a pena comunque, perché se appunto anche interviste a Roberto Vacca, La via della ragione, 4 domande a Roberto Vacca, dopo a Onfray, ateismo militante, intervista al filosofo Michel Onfray, dopo parla appunto di Luigi Cascioli, autore della favola di Cristo, e questo qua, non so se te conosci Tom Montesi, spiega tutte queste cose qua. Un Montesi che è, non l'ho sentito, però non mi dice niente. Il prete in questione ha scritto su un bollettino parrocchiale che Gesù è nato. Ah, quello della polemica con Cascioli? Sì, no, ma se è Montesi che spiega che Cascioli, che ha scritto sto coro, che il prete ha scritto, che sì, in questione ha scritto su un bollettino parrocchiale che Gesù è nato da Maria Giuseppe e vissuto in carne e ossa. Ricevo mail di ringraziamento da tutto il mondo, interviene l'autore. E niente, poi Sergio Martella qua, mi cito le 4 pagine e basta. Beh, sai, Martella ha scritto un testo che ha scritto su Pinocchio l'eretico, mi sembra. E dopo ha scritto anche un saggio su internet. Pinocchio l'eretico, ha scritto un altro libro su Pinocchio anche lui, sì. Ponendo in contrapposizione Gesù Cristo a Pinocchio, dicendo appunto che Gesù Cristo è una figura negativa e Pinocchio è una figura positiva. Sì. Praticamente sto qua, Montesi, Ennio Montesi, giornalista per la testata londinese The French Freedom Post. Scrittore principale, artefice del movimento Tagliare la testa a Dio. Tagliare la testa a Dio, spiega Ennio Montesi, perché ha fatto sto traduzione, no? In inglese significa axteismo, axte vuol dire tagliare, e teismo è Dio, capito? Tagliare la testa a Dio, axteismo, che ha fatto come una specie di gioco di parole, queste 4 pagine, 4 paginette, infedeli alla riscossa, tagliamo la testa a Dio, a dirlo così. Beh, nel 1789 questo avvenne, perché il re di Francia era Dio in pratica. Sì, è Dio. No, è rappresentante di Dio in terra per la Francia. Sì. Ecco, tutto qua, dopo ho preso Francesco, sì, mese di Val, le cose, il libro... Le feste pagane. È quello che si dice Roberto Fattore. Sì. Ecco tutto qua, su spazio gli altri, perché sennò. Va bene, dai. Va bene. Ciao Ivano. Ti ringrazio, ciao. Ciao, adesso te. Ciao. Pronto? Ciao Giappolo. Ciao. Ciao Claudio e Francesco. Niente, sto rileggendo dopo ogni anorum l'antologia filosofica di Emanuele Severino, non so se avete... Sì, la conosco, ce l'ho. E purtroppo sono caduto nei fatidici capitoli di Sant'Agostino, Anselmo d'Aosta... proprio sa dei mobili? La preistoria, No, sta attento, buttandola alla Fantozzi diria le tre merdaggini. Sì, paragonandoli alla filosofia fatta 4.000 anni fa. No, 2.600 anni fa. 4.000 anni fa era moderna, questa è una merdaggia. Sì, ma infatti lo è. Guarda, robe pazzesche. È riconosciuto anche a livello internazionale. Finché non arriva il Rinascimento italiano, guarda, è una...
non so. È retorica che giustifica la sottomissione. Ti dico solo una cosa, avere l'arroganza di definire l'indefinibile, dico io, ma dove trovano? Solo certe persone hanno l'arroganza di definire l'indefinibile e non ti permettono di andare all'infinito, però perché è una chiavata altrimenti, perché se tu cerchi la causa delle cause non lo puoi, certo. È assurdo, tu non puoi parlare di nulla, capisci? No, devi, se tu cerchi la causa delle cause devi andare con l'immaginazione, ecco. E ciò che ti porta all'immaginazione è ciò che tu puoi pensare. Ma sui libri di John Barrow e Paul Davis, illustri insomma docenti di università a livello internazionale, parlano molto modestamente e non si permettono di darti delle definizioni, vedi la legge di Heisenberg dell'indefinizione, che non si può definire il principio di indeterminazione, sì. Questi hanno l'arroganza, si sì, sì, ma loro hanno la rivelazione, no? Sì, di definirti l'indefinibile. Vabbè, poi arrivò Freud e definì la loro malattia mentale. Sono robe pazzesche, sì. Comunque. Guarda che a questi tempi, però a dir la verità, le cose stanno, le nespole stanno maturando, secondo ma, me. Speriamo. A buon intenditore. Vi ringrazio e vi ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma speriamo, sai, che stiano maturando. Io ho qualche dubbietto. Pronto? Buongiorno. Un libero ricercatore. Ah, sì, bene. Mi fa piacere, dica. Vi pongo una domanda, poi ascolto la risposta, sì? Per radio. Volevo capire un attimino, condividendo le varie definizioni che voi date, cristianesimo, cattolicesimo e via dicendo, volevo capire come consigliate voi, mi sta ascoltando? Sì, certo? Sì, sei in diretta. La definizione che alcuni autori, poi gli dirò quali autori, danno di un Cristo che non c'è niente a che fare con la Chiesa, ma lo definiscono la causa prima di tutto. Io adesso gli do un po' di autori che definiscono questo concetto, sono esoteristi del passato, sono Papus, Paracelso, Ambelain, Eliphas Levi, Franz Hermann, Giuliano Kremer, Jean-Claude Saint-Martin e non ultimi alcune diciamo entità del cerchio 67. Ecco, se mi poteva un attimino per radio spiegare la causa prima. Sì. Loro lo definiscono, questo l'ho letto io, per cui non mi è stato riferito da altri, lo fanno come il punto primo e poi per logica c'è stato tutto il resto. Vabbè, ok, ti grazie. Rispondo per radio, ciao. Allora, rispondendo brevemente, prima di tutto sto povero pazzo non è mai esistito. Secondo, i Vangeli sono delle operazioni politiche che avevano lo scopo di sottomettere le persone all'interno del loro gruppo. Terzo, la Chiesa Cattolica ha fatto di questa sottomissione la base della sua azione. Quarto, molte persone hanno lavorato di fantasia e di bisogni per uscire dalla sottomissione. Quinto, come abbiamo una dialettica che portava a sottomettere le persone giocando sulle loro aspettative, così c'è stata anche una dialettica per uscire dalla sottomissione. E naturalmente ogni persona che ha portato l'umanità fuori dalla sottomissione è un eroe, perché ha dovuto lavorare con la propria soggettività e con la propria interpretazione. È stato chiaro, Francesco? Sì, beh, sai, tutte queste persone citate danno sempre, sai, l'idea dei battitori. La vera battuta di caccia in cui l'unica persona a sparare c'è. Gli altri sono o i cani che corrono per stannare la preda o le persone che fanno i battitori per spaventare la selvaggina che qualcuno li possa sparare. Alla fine il cristianesimo è sempre questo, tantissime persone che si sentono di fare la parte del cane o del battitore per consentire a loro Dio di impallinare qualcuno. E di conseguenza il fatto che ci siano molte persone che battono significa che ci sono molte persone che sono disposte a servire e che hanno rinunciato a essere libere. Niente, noi dobbiamo chiudere qui la trasmissione, ma c'è i telefoni che sono bollenti. Francesco, se vuoi sentire sì, qualcosa adesso nel facciamo frattempo, pubblicità. Io devo chiudere la trasmissione, vi do appuntamento per questa sera dalle ore 19 alle ore 20 con quelli che sono praticamente la realtà attuale della ricerca scientifica che conferma il crogiolo dello stragone, che conferma la via della stragoneria, che conferma le ipotesi, le tesi del paganesimo politeista e la realtà degli dèi. Io mando neanche la sigla a Francesco, mando direttamente la pubblicità e vi do appuntamento per le ore 19. Ciao, ciao, ciao.